Noi siamo la quarta H del liceo artistico di Ravenna, Nervi Severini, e oggi raccontiamo la storia di una ragazza ebrea che dal treno merci che la deportava ad Auschwitz ha gettato una cartolina che è arrivata fino a noi. Esther Hillesum, che conosciamo tutti come Etty, nasce in Olanda nel 1914. È stata una giovane intellettuale ebreo-olandese che ci ha lasciato un imperdibile diario e molte lettere, scritte durante la sua permanenza nel campo di Westerkork, da luglio del 1942 al 7 settembre 1943. Leggiamo le parole di Etty oggi, non solo perché è il giorno della memoria, il giorno dedicato al ricordo delle vittime dei lager, che andrebbero ricordate sempre e non solo oggi, di cui Etty fa parte, ma perché con Etty e con quel sole che ci portava dentro non dimentichiamo gli orrori della guerra, di ogni guerra. C'è fango, così tanto fango che occorre possedere una grande dose di sole dentro di sé, da qualche parte fra le costole. Raccogliamo l'eredità di Etty Hillesum, che nel pieno del delirio nazionalsocialista e della deportazione razziale vedeva negli esseri umani l'assenza di un'abitudine al pensare, un rifiuto esplicito a esercitare il pensiero. Nel dicembre del 1942 scrive nel suo diario che vi è l'esigenza di cercare dentro di noi altri organi, oltre alla ragione, quelli che ci rendono capaci di comprendere meglio gli eventi in cui si è immersi. Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili, ma forse possediamo altri organi oltre alla ragione, organi che allora non conoscevamo e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante. Io credo che per ogni evento l'uomo possieda un organo che gli consente di superarlo. Il cuore è uno di questi, un organo che può rendere possibile una nuova comprensione della realtà nei suoi aspetti estremi, contraddittori e violenti, per generare appunto nuovi pensieri e nuove intuizioni. Etty di sé scriveva: voglio essere un cuore pensante. Nel suo diario, il cuore pensante pulsa ad ogni pagina. Dal diario 6 giugno 1940. Le parole come Dio, la morte di loro, e l'eternità si devono dimenticare di nuovo. Si deve diventare un'altra porta, così semplice e senza parole, come il grano che esce, o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere. E io sono già abbastanza avanti per poter desiderare. Spero di andare al campo di lavoro, per poter essere l'appoggio alle ragazzine di 16 anni che ci vanno anche qua, o per assicurare i genitori rimasti indietro. Ma siate inquieti, io vi chiederò sul vostro futuro. Quando dico che fuggire è una scuola sicura, non ha senso, che non ci sono scappatoie e che va meglio rimanere con gli altri e cercare di essere per loro quel che ancora siamo in grado di essere. Sempre che io sia morto, troppo rassegnato, sempre che il mio atteggiamento sia del tutto diverso da come lo intendo io. Ancora non ho trovato il tono giusto per spiegare questo mio sentimento intatto e gioioso in cui sono compreso tutti i dolori e tutte le passioni. Parlo ancora con il tono filosofico che riesco, come se mi fosse andata una teoria consolatoria per rendermi più piacere della vita. Per il momento, farmi a tacere e a essere. Una volta è un mito, un'altra è un terribile. Per quanto mi riguarda, in un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre, o la peste, i terremoti e la carestia. Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta, risolve il dolore. E se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima. Edith, 6 giugno 1940. Come diceva Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. La spiritualità di Etty Hillesum, la sua fame di bene, poggiava su una forza che aveva origine nell'aver pacificato il tormento in sé. Scrivo: tutte le volte che mi mostro pronto ad accettarle, le trovo, si cambierà la bellezza. Nel 1939 viene creato il campo di Westerbork, dove il governo olandese, in accordo con la principale organizzazione ebraica del paese, decise di riunire rifugiati ebrei, tedeschi o apolidi, che vivono nei Paesi Bassi, pensando al loro futuro rimpatrio. Il 10 maggio 1940 i tedeschi irrompono in Olanda e Rother diventa capo
supremo delle SS e della polizia. Tra maggio e giugno del 1942 nei Paesi Bassi entrano in vigore le leggi di Norimberga, che privano gli ebrei della maggior parte dei diritti civili. Sono costituiti i consigli ebraici, organismi che fungono da intermediari con le autorità, col compito di rappresentare la comunità israelitica, ma in realtà obbligati ad attuare le decisioni prese contro se stessi dalle SS. Il 29 giugno Etty apprende dalla radio britannica la notizia che in Germania e nei Paesi Bassi sono già stati uccisi 700.000 ebrei. Nel luglio 1942 Westerbork, sorto come campo di raccolta per ebrei da rimpatriare sotto il campo tedesco, diventa un campo di transito di pubblica sicurezza. In pratica un campo di deportazione che smista gli ebrei prigionieri diretti ad Auschwitz. Etty poteva fuggire, poteva andarsene, ma rimase. E non lo fece perché sottovalutava il pericolo di morire. 3 luglio 1942. Bene, io accetto questa nuova certezza. Vogliono il nostro totale annientamento, ora lo so. Non darò più fastidio con le mie paure. Non sarò amareggiata se altri non capiranno cos'è in gioco per un ebreo e per un ebreo. Non se ne va, per quello è il suo modo di resistere. Non farsi tentare significa non morire, resistere e esistere. Il mio fare consisterà nell'essere. Etty aveva 27 anni quando iniziò a scrivere il suo diario ad Amsterdam e 29 anni quando fu ucciso ad Auschwitz. Queste, che adesso leggeremo, sono le ultime parole che ha scritto su una cartolina postale gettata fuori dal treno che la portava ad Auschwitz il 7 settembre 1943. La cartolina fu ritrovata lungo la linea ferroviaria e spedita da Bremen, nella provincia di Groningen, il 15 settembre 1943. A Christine van Houten, presso Glimmen, 7 settembre 1943. Christine aprò a caso la Bibbia e trovò questo. Il Signore è il mio alto ricetto. Sono seduta sul mio zaino, nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Misha sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta, piuttosto inaspettata. Malgrado tutto, un ordine improvviso mandato appositamente per noi dall'AIA. Abbiamo lasciato il campo cantando. Papà e mamma molto forti e calmi. E così liscia. Viaggeremo per 3 giorni. Grazie per tutte le vostre buone cure. Alcuni amici rimasti a Westerbork scriveranno ancora a Amsterdam. Forse avrai notizie anche della mia ultima lunga lettera. Arrivederci da noi quattro. Etty Wilson muore ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Buongiorno a tutti. Presento i ragazzi della quinta E del liceo Nervi Severini. Durante l'ora di alternativa religione cattolica, nelle ultime 2 settimane abbiamo deciso di concentrarci su quella che rimane forse la voce più razionale, che ha testimoniato più di forse ogni altra l'impegno vero della, appunto, della testimonianza, che è quella di Primo Levi. E abbiamo deciso di selezionare un breve passo di Se questo un uomo, che forse è il passo più iconico, più simbolico di quello che fu l'arbitrarietà del delirio nazista, che si esplicitava soprattutto con le selezioni nei campi, le selezioni arbitrarie. Voi sapete che si selezionava una prima volta quando i treni arrivavano nei campi di sterminio, appunto siamo in una stazione, quindi questo è un luogo simbolico, e una seconda volta arbitrariamente, casualmente, durante la permanenza nei campi. Stamattina i polacchi dicono a Silesia,
I polacchi sono i primi a sapere le notizie e cercano in genere di non lasciarle in fondo, perché sapere qualcosa mentre gli altri non la sanno ancora può essere sempre vantaggioso. Quando tutti sapranno che la selezione è imminente, il pochissimo che qualcuno potrebbe tentare per defilarsi, corrompere con pane, con tabacco qualche medico, passare dalla baracca in infermeria o viceversa, al momento esatto, in modo da non incrociare la commissione, sarà già monopolio loro. Nei primi giorni che seguono, l'atmosfera del lager e del cantiere è satura di silenzio. Nessuno sa nulla di preciso e tutti ne parlano, perfino gli operai liberi, polacchi, italiani, francesi, che di nascosto vediamo sul lavoro. Ai gabinetti, al lavatoio, noi ci mostriamo l'un l'altro il torace, le natiche, le cosce e i compagni ci rassicurano. Puoi essere tranquillo, non sarà certo la tua volta. Io piuttosto invece, e a loro volta si calano le brache e sollevano la camicia. I giovani dicono ai giovani che saranno scelti tutti i vecchi. I sani dicono ai sani che saranno scelti solo i malati. Saranno esclusi gli specialisti, saranno esclusi gli ebrei tedeschi, saranno esclusi i piccoli numeri. Sarai scelto tu, sarò escluso io. Sembra che tutto vada come un giorno. Il cammino delle cucine fuma come di consueto. Già si comincia la distribuzione della zuppa, ma poi si è udita la campana e allora si è capito che ci siamo. Perché questa campana suona sempre all'alba, e allora è la sveglia. Ma quando suona a metà giornata vuol dire la clausura in baracca. E questo avviene quando c'è selezione, perché nessuno vi si sottragga, o quando i selezionati partono per il gas, perché nessuno li vede partire. Il nostro capo conosce il suo mestiere, si è accertato che tutti siano rientrati, ha fatto chiudere la porta chiave, ha distribuito a ciascuno la scheda che porta la matricola, il nome, la professione, l'età e la nazionalità. E ha dato ordine che ognuno si spogli completamente, conservando solo le scarpe. In questo modo, nudi e con la scheda in mano, attenderemo la commissione arrivi alla nostra baracca. Qui, davanti alle due porte, sta l'arbitro del nostro destino, che è un sottufficiale dell'SS. A destra il capo, a sinistra il furiere della baracca. Ognuno di noi, che esce nudo nel freddo dell'aria d'ottobre, deve fare di corsa i pochi passi fra le due porte davanti ai tre, consegnare la scheda all'SS e rientrare per la porta del dormitorio. L'SS, nella frazione di secondo fra due passaggi successivi, con uno sguardo di faccia e di schiena, giudica della sorte di ognuno e consegna, a sua volta, la scheda all'uomo alla sua destra o all'uomo alla sua sinistra. E questo è la vita o la morte di ciascuno di noi. In 3 o 4 minuti una baracca di 200 uomini è fatta e nel pomeriggio l'intero campo è di 12.000 uomini. A mano che rientriamo nel dormitorio possiamo rivestirci. Nessuno conosce ancora con sicurezza il proprio destino. Bisogna anzitutto stabilire se le schede condannate sono quelle passate a destra o a sinistra. Ormai non è più il caso di risparmiarsi l'un l'altro e di avere scrupoli superstiziosi. Tutti si accalcano intorno ai più vecchi, ai più dentriti. Se le loro schede sono andate a sinistra, la sinistra è certamente il lato dei condannati. Prima ancora che la selezione sia terminata, tutti già sanno che la sinistra è stata effettivamente la schlechte Seite, il lauto infausto. Ci sono naturalmente delle irregolarità. René, per esempio, così giovane e robusto, è finito a sinistra. Forse perché ha gli occhiali, forse perché cammina un po' curvo come i miopi, ma più probabilmente per una semplice svista. Parimenti di un errore deve essersi trattato per Sattler, un massiccio contadino transilvano che 20 giorni fa era ancora a casa sua. Sattler non capisce il tedesco, non ha compreso nulla di quel che è successo e sta in un angolo a rattoppare la camicia. Devo andargli a dire che non gli servirà più la camicia? Non c'è da stupirsi di queste sviste. L'esame è molto rapido e sommario e d'altronde, per l'amministrazione del Lager, l'importante non è tanto che vengano eliminati proprio i più inutili, quanto che si rendano speditamente liberi posti in una certa percentuale prestabilita. Nella nostra baracca la selezione è ormai finita, però continua nelle altre, per cui siamo ancora sotto clausura. Ma perché frattanto i bidoni della zuppa sono arrivati, il capo decide di procedere senz'altro alla distribuzione. Adesso ciascuno sta grattando attentamente col cucchiaio il fondo della gammella per ricavarne le ultime briciole di zuppa e ne nasce un tramestio metallico il quale vuol dire che la giornata è finita.
A poco prevale il silenzio e allora dalla mia cuccetta al terzo piano si vede e si sente che il vecchio Kun prega, ad alta voce, con il berretto in testa e dondolando quel busto in violenza. Kun ringrazia Dio perché non è stato sciolto, Kun è un insensato. Non vede nella cuccetta accanto Beppo, il greco che ha 20 anni e dopodomani andrà in gas, e lo sa. E se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più a niente. Non sa Kun che la prossima volta sarà la sua volta. Non capisce Kun che è accaduto oggi un abominio, che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare potrà risanare mai più. Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kun. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di essere qui. Io ogni anno tengo molto a iniziare questa giornata con la lettura, il mio intervento con la lettura dei nomi degli uomini e delle donne che sono state deportate dentro questa stazione. Poi vi spiego anche la ragione per cui per me è importante. Hilde Fanny Abram, anni 38. Elsa Bidussa, anni 41. Con le figlie Vera Pinto, anni 24. E Wanda Pinto, anni 16, Ida Kafaz, anni 62, Emma Del Vecchio, anni 63, Amalia Fleischer, anni 58, Lucia Forti, anni 64, con le sorelle Elda, anni 62, Lina, anni 60 ed Anna, anni 58, Sabine Haas, anni 58, Matilde Hakim, anni 46, con i figli Nino Matatia, anni 19, e Camelia Matatia, anni 17. Diana Iacchi, anni 62, con la sorella Dina, anni 59. Simeone Krzyzkowski, anni 55, con il fratello Salomone, anni 54, e la cognata Sally, anni 49. Angelo Piazza, anni 69, con la moglie Margherita Ascoli, anni 61, e la figlia Maria Luisa, anni 34, Umberto Sanguinetti, anni 53, Gersh Talmazki, anni 51, con la moglie Ethel Katz, anni 53, e i figli Regina, anni 29, e Valerio, anni 24, Siegfried Wolkenbuth, anni 55, Elsa Zamorani, anni 60, con il figlio Gino Guglielmi, anni 32. Io ci tengo molto a leggere questi nomi perché tutti noi corriamo un rischio. Corriamo il rischio di collocare, più il tempo passa, i fatti storici in un elenco nel quale diciamo la leggenda, il mito, la distanza diventa un fatto meno vivo nelle nostre vite, meno reali. Io se penso alla Shoah penso al vicino di Ombrellone che avevo quando ero un bambino, che era un signore francese, anziano, che aveva un numero sul suo polso. E io da bambino, ingenuo, gli chiesi, ma perché ha questo tatuaggio? Si è segnato il numero di telefono, non conoscevo la storia. Lui a un bambino di 4-5 anni spiegò cosa gli era successo e le tre volte in cui si era salvato dal forno crematorio e poi da lì era iniziata la sua vera vita, la sua famiglia, la sua storia. La mia generazione, non tutti, hanno avuto l'opportunità di vedere negli occhi chi questo dramma lo ha vissuto direttamente. Ora ovviamente ci rimangono parole straordinarie come quelle di Primo Levi che ci sono state lette, diari, racconti, ma è qualcosa di diverso. Questi grandi scrittori, questi grandi intellettuali hanno un potere di racconto e di trasferimento delle emozioni straordinario, ma che mai può essere equivalente rispetto al contatto diretto, all'incontro con chi questi drammi li ha vissuti veramente, con chi dalla sera alla mattina si è trovato da condurre una vita normale come quella di tutti gli altri, travolto dalla violenza, dalla barbarie. E questa stazione, che oggi è un luogo
in cui arrivano studenti la mattina per andare a scuola, da cui partono studenti per andare a scuola, in cui arrivano lavoratori, è un luogo di gioia per tantissimi turisti che arrivano a Ravenna con, diciamo, l'immaginazione, la speranza di vedere le meraviglie di quella città. In quel giorno di allora è stato il teatro della tragedia di questi uomini e di queste donne, che da uomini e donne libere in poco tempo si sono trovati in catene, deportati da qui e condotti poi prima a San Vittore, a Milano e poi alla fine ad Auschwitz. E la loro vita lì si è fermata. Si è fermata per la violenza di regimi dittatoriali. La privazione della libertà finisce sempre in violenza. Ogni regime, in ogni angolo del mondo, in ogni epoca storica, parte dalla privazione della libertà e finisce nella violenza. In questo caso uno degli esempi più tragici nella storia dell'uomo, non in quella recente, in tutta la storia dell'uomo, ma ogni regime parte dalla privazione della libertà e arriva alla violenza. Una violenza che in questo caso colpiva per una fede religiosa, colpiva per l'appartenenza, diciamo, a una religione, a una tradizione, a una storia, a una cultura, e colpiva parallelamente, diciamo, altre categorie, altri gruppi che venivano identificati come nemici. Ma ripeto, nella storia dell'uomo questa tendenza a evocare, a identificare la diversità, un capo espiatorio, un nemico, per giustificare una torsione violenta e illiberale dei paesi, è una tradizione viva anche nel tempo che stiamo vivendo. Ci sono tanti luoghi nel mondo in cui oggi si viene perseguitati per la propria religione, si viene perseguitati per il colore della propria pelle, si viene perseguitati perché si proviene dalla tribù A piuttosto che la tribù B, quindi quella, diciamo, quel sentimento violento che ha caratterizzato la Shoah, che rappresenta appunto l'esempio forse più tragico, più violento, più distruttivo della negazione dell'umanità, è vivo nel mondo. Ma io oggi, diciamo, vorrei concludere il mio intervento non pensando a quello che è più facile, diciamo, alla condanna di chi si è reso attore di questi fatti tragici. Lo vediamo anche, diciamo, anche la cinematografia, anche i racconti, diciamo, c'è l'SS, il delatore, quello che, diciamo, accusa e denuncia che nella casa tal dei tali stanno nascondendo degli ebrei, c'è la violenza del campo di sterminio, ed è chiaro che, diciamo, nella storia nulla può essere equiparato alla colpa e alla responsabilità di chi si rende protagonista della privazione della libertà, della violenza, in questo caso dello sterminio. Ma c'è un'altra colpa, che è quella dell'indifferenza. Fuori da questa stazione, quando queste persone passavano in catene, non c'erano migliaia di persone che protestavano e che combattevano. C'era chi si oppose, a quel regime. Come in ogni epoca della storia, c'è chi si è opposto ai regimi, pagandone un prezzo elevatissimo. C'è chi è morto, dopo il comune di Ravenna andrà a Piangipane per celebrare anche i soldati delle forze alleate, della brigata ebraica, che combatterono per scacciare quel regime. In ogni epoca, contro ogni regime, c'è chi si è battuto. Ma c'è anche sempre stata tanta indifferenza. Io questa mattina, portando mio figlio a scuola, gli ho spiegato che c'è stato un giorno nel quale dei bambini dalla sera alla mattina è stato detto che non potevano più andare a scuola con i loro compagni di classe. C'è stato un giorno in cui chi lavorava in uffici pubblici è stato lasciato a casa. C'è stato un giorno in cui è iniziata in maniera strisciante la diffamazione costante di chi era ebreo. Ed è chiaro che c'è la colpa di chi si è reso protagonista di quei fatti, ma noi dobbiamo anche ragionare sulla colpa di chi non si oppone. E guardate, noi tutti i giorni, per cose grandi e per cose piccole, abbiamo l'occasione di opporci ad atti di discriminazione, ad atti d'odio, a discriminazione per qualsiasi ragione. Esistono tantissimi tipi di discriminazione. La diversità
nel mondo costantemente vittima di discriminazione. E quindi abbiamo un pezzo di responsabilità sulle spalle anche di tutti e di tutte noi. Perché, ripeto, il silenzio, Dante colloca gli ignavi nel terzo canto dell'inferno in un luogo dove nessuno li vuole, perché non avevano avuto il coraggio di schierarsi, perché hanno detto poi io speriamo che me la cavo, cioè, speriamo di non venire colpito. Ecco, l'ignavia, l'indifferenza e il non essere disponibile a difendere chi viene colpito da discriminazioni e da violenza è una responsabilità che portiamo sulle spalle di tutti e tutti noi, e a questo dobbiamo essere richiamati. Però chiudo poi nella tragedia, nella violenza, anche nell'ora più buia e più brutta della notte, quello che ci muove, quello che ci dà l'energia è la speranza del cambiamento e della riscossa. Queste persone sono transitate da questa stazione fra il 43 e il 44, sono deportate fra la fine del 43 e l'inizio del 44. Nel 46, nel 48 c'era la riscossa del nostro paese, la Repubblica, la Costituzione, la nuova Italia che nasceva, dopo pochi anni dopo. Non so quanti nel buio di quelle notti potessero pensare e sperare che l'Italia nuova sarebbe arrivata solo dopo 2 anni. Una di quelle bambine buttate fuori dalla scuola italiana, Liliana Segre, oggi siede al Senato su nomina del Presidente della Repubblica come senatrice a vita, quella stessa bambina che da bambina era stata cacciata dalla scuola. Quindi sì, c'è il buio, c'è la disumanità, ma poi c'è anche la speranza di cambiare, la speranza di riuscire ad affermare altri valori. E quindi ripeto, in questa giornata della memoria ricordiamo, impariamo, ma coltiviamo anche speranza per il nostro futuro. Grazie a tutti. Ovviamente grazie mille al Liceo Nervi Severini, a tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati con noi. Al cimitero del Commonwealth di Piagipane, dove ricorderemo la Brigata Medica. Grazie.